Buonasera, come ogni lunedì torna ICC Italian Cold Cases, qui sul Digitale Terrestre Canale 182. Vi ricordiamo che questa puntata potrete riascoltarla in podcast su www.flexradio.it e potrete riguardarla sul canale YouTube Mark and Friends Channel. Vi invitiamo a visitare il nostro canale, ad iscrivervi e ad attivare la campanellina per rimanere sempre sintonizzati su tutti i nostri contenuti e aggiornamenti. Stasera torniamo a parlare di Via Poma e del delitto irrisolto di Simonetta Cesaroni. Nelle puntate precedenti abbiamo eh, ricostruito l'ultimo giorno di vita di Simonetta. Simonetta che nel pomeriggio del 7 agosto 1990 esce di casa e si reca al lavoro senza fare mai più ritorno. Sarà la sorella che, non vedendola rincasare, nel tardo pomeriggio inizierà a, cerc a cercarla con eh, il proprio fidanzato, Antonello Barone, con uno dei datori di lavoro di Simonetta, Salvatore Volponi, e con il figlio. Questo gruppetto di persone, nella tarda sera del 7 agosto, ritroverà mh, al numero 2 di Via Poma, nella scala B, al terzo piano. Il corpo senza vita di Simonetta, trafitto da ben 29 lesioni da arma bianca. Abbiamo eh, anche mh, parlato dell'ipotetica arma del delitto, il misterioso tagliacarte rinvenuto all'interno degli uffici, di una scena del crimine piuttosto ordinata e oserei dire ripulita. Sono poche le macchie di sangue a dispetto di un omicidio così feroce e barbaro. Le macchie di sangue principali sono tre. Due si trovano sono due sbaffi sulla parte interna ed esterna della porta della stanza dove è stato rinvenuto il corpo di Simonetta, e delle piccole macchie sopra un telefono. Bene. Eh, abbiamo parlato anche della uh, mancanza di segni di effrazione nella porta, quindi questo vuol dire che o Simonetta ha aperto al killer, o il killer è entrato in maniera autonoma, o era già dentro prima che Simonetta arrivasse. In nelle ultime due ipotesi è chiaro che il killer avesse eh, le chiavi e delle chiavi parleremo più in là nel corso della puntata. Abbiamo sempre detto in principio che il caso di Via Poma è un caso uh, molto controverso, contraddistinto da errori, da bugie, omissioni, imperizie, imprecisioni e anche da uh, forti eh, depistaggi, se così possiamo oh, dire, o perlomeno tentativi di eh, depistaggio, come se vi fosse un livello superiore che si interessa alla vicenda e ogni volta che si, ci si avvicina alla verità, prova a spostare il focus. Ed è certo che questi tentativi di depistaggio, queste reticenze, queste bugie, sono tutti elementi che hanno eh, reso sempre più intricata la ricerca della verità. Eh, di questo caso. Un caso eh, che scoppia mediaticamente all'improvviso perché è estate, c'è carenza di informazioni, i mondiali che si sono giocati proprio oh, da noi in Italia sono terminati da qualche giorno, Saddam Hussein e l'Iraq hanno eh, invaso da poco il Kuwait, ma è una notizia ancora lontana. Eh, quindi ci troviamo con la foto di Simonetta che campeggia sulle prime pagine di tutti i quotidiani, su tutte le copertine dei TG. E proprio la mediaticità del caso avrà un'influenza, soprattutto all'inizio di questa uh, vicenda perché gli inquirenti si troveranno addosso un'enorme pressione che li porterà a compiere mh, delle scelte frettolose. Eh, dei passi che ingarbuglieranno ehm, sin da subito la vicenda, perché si tenderà a privilegiare delle piste investigative a discapito di altre, si tenderà a, a smontare, rimontare, letteralmente sezionare gli alibi di alcune persone a discapito di altri eh, alibi per niente solidi, per niente scagionanti. Eh, perché di origine familiare e amicale. Bene, stasera inizieremo quindi ad analizzare i tre filoni eh, di indagine che si sono susseguiti nell'arco della vicenda eh, in ben tre diverse altezze di tempo. E lo faremo sempre col nostro prezioso Alan Botter, studioso e appassionato del caso. Buonasera. Grazie per ben eh, ritrovato ben ritrovati a tutti alan via poma eh, siamo al 10 agosto alle ore 14 circa viene fermato il portiere dello stabile di via poma 2 pietrino vanacore la figura enigmatica eh, del portiere che attraverserà in maniera trasversale tutta questa storia lungo uh, tutti i 30 anni ormai. Alan, chi è Pietrino Vanacore? Allora, Pietrino Vanacore è il portiere, appunto, eh, che si dedica insieme alla moglie Giuseppa De Luca eh, dello stabile, appunto, la Palazzina B eh, del grande complesso di Via Poma, perché poi c'è un altro portiere che si occupa eh, di un'altra porzione, il famoso Nicolino Grimaldi che poi entrerà in gioco anche lui perché fornirà anche lui la versione di cosa hanno fatto quel giorno, visto che per buona parte l'hanno passato insieme, ecco, con le, le rispettive famiglie. Quindi Pietrino Vanacore è il portiere, eh, il suo compito appunto è quello di, eh, eh, oltre che pulire, anche alle chiavi degli appartamenti e questo insospettirà. Molto eh, gli inquirenti fa dei lavoretti per eh, i vari inquilini abitanti, quindi ha dimestichezza con i luoghi, ha facilità di movimento, ha le chiavi degli appartamenti, quindi facilità di, di accesso. Ecco. Accesso. Eh... E questo è già una cosa che eh, ha fatto un po' pensare, però vabbè, questo di, di fatto non, non, non dimostra nulla. Il problema è che quel giorno, eh, loro, gli inquirenti, non, non sono riusciti a ricostruire chi fosse veramente presente eh, in quel palazzo, purtroppo. E questa è una gravissima mancanza, perché loro non hanno congelato la scena né del crimine né del palazzo. Quindi noi, di fatto, a 33 anni di distanza, non sappiamo chi fosse presente nel palazzo. Ci si deve fidare delle testimonianze eh, dei pochi che sono stati ascoltati, perché quindi risultava che ci fossero. Pietrino Vanacore, la moglie, il figlio eh, Mario Vanacore in visita ai genitori da Torino con una bambina piccola e la sua proprio quel giorno, proprio quel consorte, giorno ci fosse Cesare Valle all'ultimo piano, eh, che era il famoso architetto che aveva 89 anni che e eh, della stati, di via Poma. Sì, era il costruttore di Via Poma, progettista e costruttore negli anni 30 e eh, Nicolino Grimaldi con la sua consorte che erano gli altri due portieri. Quindi gli inquirenti eh, se c'erano solo queste persone nella palazzina B, nella scala B, ovviamente i sospetti principali su cui ruotare non erano molti e dato che loro gli stessi portieri hanno detto che erano rimasti tutto il tempo dalle 4 eh, fino alla, alle 8 di sera se non erro, intorno alla vasca centrale con i, i nipotini, i bambini, eh, a mangiare il cocomero. Poi a un certo punto Cesare Valle scende, porta un regalo a, a Vanacore per il, la bambina del, del figlio. <coughs> quindi le persone presenti sembrerebbero essere loro. E quindi non c'è molta scelta, diciamo. Loro dicono di non aver visto nessuno. Ecco, nessuno entrare e uscire, questo è importante. E quindi uno dice, eh, loro sono i portieri, sono rimasti nella zona lì all'entrata, non è entrato nessuno, non è uscito nessuno, a parte, a parte eh, il figlio del magistrato De lì Priscoli alle quattro e mezzo è uscito, che lo dichiarerà lui, Nicolino Grimaldi, anche se ci sono dei, dei problemi colorari, però comunque... Eh, è uscito, insomma, e l'orario de della morte della povera Simonetta è stimato dopo le 17:30. quindi Adesso lo vedremo, lo vedremo. Ecco, quindi non è importante. Quindi è uscito, di fatto sarebbero rimasti loro. Che cosa succede eh. poi? Che Pietrino Vanacore diventa sospetto anche per altri motivi. Esatto, ovviamente. io ti vo ti volevo chiedere proprio questo. Cos'è che gli inquirenti trovano a carico di Pietrino Vanacore? Allora, ci sono degli indizi che hanno un senso e alcuni che sono un po' forzati diciamo dovuti alla, alla convinzione che lui c'entri qualcosa innanzitutto l'alibi questo è importante perché lui non è mai riuscito bene a spiegare cosa avrebbe fatto dalle 17.30 alle 18.30 che guarda caso è il momento molto probabile dell'omicidio quindi prima dice che è andato a eh, bagnare delle piante da una signora eh, poi dice che appunto ehm, non si ricorda di dire che è andato in ferramenta e esatto è andato perché bene. le sue dichiarazioni andranno in contrasto con quelle dell'altro oh, portiere, portiere. portiere e anche dal ferramenta perché in realtà lui ci è andato due volte dal ferramenta una volta solo poi dice che doveva comprare questo frullino questa smerigliatrice angolare eh, che per fare dei lavori eh, carteggiare delle eh, imposte ad una signora che aveva commissionato del palazzo eh, va, va, non ha i soldi dice, eh, torna a casa prende i soldi va con, con i Grimaldi si fermano al bar e poi vanno insieme al, 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 um, dal ferramenta e compra questo frullino quindi queste due, eh, due azioni però le ha compiute a cavallo intorno alle 6 dicono i testimoni, no? E lui queste cose non le dice, che è un fatto strano. Dopo, ovviamente, uno può dire: Ma perché non dice una cosa a suo favore? È, è strano, è, però è anche strano non dirlo. No, cioè, uno dice: cioè, Se uno ti chiede: Ricostruiscimi cosa hai fatto in questa giornata, lui queste cose, tra l'altro, non è che le ricorda dopo, ma deve essere messo eh, a confronto con qualcuno che lo smentisce per dire è vero, perché la prima volta è Nicolino Grimaldi che. A verbale dice: Ho visto Vanacore dal ferramenta, siamo andati al bar e lui dice: Ah, è vero, sì, mi sono dimenticato di dirlo, però non dice che è andato anche una prima volta dal ferramenta. Poi il ferramenta dirà che lui è andato anche una volta da solo e dirà: Ah, è vero, sì, sono andato. A... E questo è una, francamente è sospetto. È molto strano anche perché non era passato così tanto. No, no, eh. era la sera <ride> stessa, cioè il giorno dopo. Comunque, cioè, adesso due fattori importanti, tra l'altro che potevano giocare anche a suo vantaggio, no? Cioè, sembra che. Se è successo qualcosa in quegli orari in, eh, di strano, no? ovviamente eh, creano dei sospetti, no? poi, più importante, eh, che sui pantaloni di Vanacore, alcuni pantaloni ritrovati a casa sua, eh, c'era la presenza eh, di una macchia di sangue, insomma, che sembrava di materiale ematico. Che poi si rivelerà un boomerang. Lo per... vedremo esattamente. Eh, vedremo, per, eh, per, eh, per eh, però all'inizio, eh, siccome comunque bisognava prima analizzarla, loro dicono: Alibi assente e molto vago, eh, poi eh, è incerto, poi pantaloni con eh, una macchia di sangue. Eh, le, le persone che erano prese lì presenti erano poche. Lui aveva la modalità di accesso facile, aveva esatto. le chiavi. Volevo fermarmi proprio su questo perché ad aprire la porta degli uffici sarà la portiera, la moglie di Vanacore, con un proprio mazzo di chiavi. Quindi questo è eh, proprio a sottolineare quello che dicevi prima tu, Vanacore eh, aveva libero accesso agli uffici poiché aveva eh, le chiavi in portineria. E sul discorso delle chiavi c'è un, un episodio che si verifica proprio quella sera che è piuttosto eh, strano. Esatto, perché la portiera Giuseppa De Luca, quando eh, abbiamo visto nelle altre puntate che eh, a un certo punto si farà convincere, accompagnerà il gruppo insieme al figlio Mario Vanacore eh, alla scoperta del cadavere, poi lei va a avvertire il marito che stava da Cesare Valle perché gli faceva da badante, visto che era molto anziana, aveva 89 anni. E quando ritorna, poi arrivano i poliziotti e le chiedono le chiavi e la De Luca dice: Ma io non le ho le chiavi e le nasconde, sta verbale, dietro la schiena. E i poliziotti presenti dicono che addirittura devono strappargliele dalle mani, no? Cioè, quindi lei nega di avere le chiavi del, del, dell'ufficio, cosa veramente strana, quando aveva poco prima aperto a. Uh, a, a Paola e al gruppetto, e aveva scoperto quindi che c'era un cadavere, sapeva già che c'era un cadavere. Quindi questa reazione è sempre sembrata molto strana e sospetta, e quindi ha fatto pensare che ci fosse una complicità anche col marito, o comunque comunque. Come se guadagnasse del tempo anche, anche guadagnasse del tempo non, eh, non volesse, eh, volesse ritardare la scoperta, ritardare, volesse esatto. evitare eh, volesse cioè, un ritardare l'intervento del, della polizia. Allora, parlando dell'alibi dell di Vanacore che ha proprio un buco tra le 17.30 e, e le 18.30, eh, sono due gli elementi che portano a ritenere che l'omicidio di Simonetta si sia verificato proprio in questa forbice di tempo, ovvero l'indicazione molto approssimativa. Eh, derivante dall'autopsia e poi le due telefonate che ci sarebbero state eh, tra Simonetta e una delle dipendenti dell'AIAG. Sì allora diciamo l'autopsia purtroppo come abbiamo già detto eh, le altre volte è stata ha avuto delle gravi carenze che sono emerse anche a processo Busco e eh... Quindi per la mancanza del rilevamento della temperatura eh, del cadavere esterna e interna non si è potuto fare i calcoli precisi, si è data una forbice di 7 eh, ore, se non sbaglio, molto ampia. E quindi di fatto il contenuto gastrico è stato analizzato non è stato ehm, per si sa solo che c'erano 150 centilitri, eh, però ehm, non, non è stato ben analizzato e poi eh, non ha una grande valenza a livello medico legale per determinare l'ora della morte perché dipende da molti fattori dipende da molti fattori perché c'è anche chi dice no è morto un'ora prima perché aveva ancora eh, il cibo che aveva preso quando era a casa con la madre quindi dopo, dopo due o tre ore avrebbe dovuto già digerirlo però anche lì ci sono tanti fattori che concorrono la temperatura la, il fisico eccetera eccetera quindi l'unico dato che stabilisce diciamo più o meno un termine eh, post quem dopo il quale Deve essere morta, e sono appunto queste telefonate. Perché eh, Simonetta a un certo punto ha un problema al computer perché non riesce a inserire un codice per eh, il, il cosiddetto stello ehm, dell'ollis che apriva soltanto a, ehm, a fine luglio, perché veniva preso in affitto solo a fine luglio eh, dagli ostelli della gioventù, e quindi era la prima volta che doveva inserire questi dati. A quel punto a lei mancava il codice che veniva utilizzato eh, per l'inserimento appunto di questi dati per queste fatture. Siccome non era nel piano dei conti, che sarebbe questo grosso librone dove c'erano tutte le voci codificate per evitare di fare errori, allora cosa fa? Chiama Luigina Berrettini, che è un'altra dipendente che era stata indicata come la sua referente la sua referente per qualsiasi problema lei chiama Lugina Berrettini la Berrettini si ricorda più o meno che stava iniziando un Peplum Movie se sarà un quarto d'ora dopo quindi in base a quello ricostruisce che l'orario più o meno erano 5-5, 5-10, un quarto più o meno a quel punto eh, lei espone il problema alla Berrettini lei però non ha competenze specifiche dell'applicativo Aiag sul computer quindi chiama la Baldi la dirigente risponde il marito Salvatore Sibiglia che lui dice che stava dormendo a casa la, la, la passa la moglie la Baldi Anita Baldi la dirigente Aiag che di, eh, pensa come risolvere il problema, poi richiama, la, cioè, dice alla Berettini qual è il, la soluzione del problema. E dopo la Berettini richiama Simonetta quindi è una triangolazione, tri richiama Simonetta quindi verso le 520, 55, 5.30 535 più o meno, quale orario. Quindi Simonetta ha risposto, e quindi era viva, ecco, era, viva. Era, era ancora viva. Come vedremo. Queste telefonate rappresentano anche un alibi per eh, certe eh, persone, alibi, ovviamente. come abbiamo detto, di origine familiare, familiare, eh. familiare, quindi non scagionano per nulla certi personaggi, ma questo lo vedremo eh, nelle prossime puntate. Quindi Vanacore viene fermato e per i giudici deve restare 30 giorni in carcere perché secondo loro lui si sarebbe invaghito di Simonetta tentando un approccio sessuale vedendosi rifiutato colto da un raptus la uccide con 29 pugnalate. Sì poi aggiungo che eh, quando dicevo prima gli indizi a suo carico alcuni erano abbastanza alcuni anche un po' ridicoli alcuni che ho detto prima seri e effettivamente fino ad adesso non sono mai stati spiegati eh, queste incongruenze questi fattori strani. Poi eh, era stato anche detto che avevano trovato degli stracci strizzati professionalmente. Io non so cosa voglia dire, come si faccia a strizzare uno straccio professionalmente, perché uno straccio si strizza normalmente, ma questo serviva a dire che doveva essere stato uno abituato a pulire eh, e quindi questo era un indizio contro di lui. <ride> Cioè, come veramente. se eh, fosse esclusivamente lui a, a pulire, cioè poteva essere stato… Chiunque. Chiunque, ma poi io vorrei capire come si fa a strizzare professionalmente uno straccio, perché gli no... <ride> straccio si strizza eh, come si strizza, ecco poi professionalmente non lo so, però questo serviva a dire che lui aveva pulito, che aveva dimestichezza, però c'è da dire che all'epoca purtroppo appunto… Anche per la retratezza delle indagini scientifiche, c'erano questi stracci. Si ipotizzava ci fosse sangue, si ipotizzava ci fosse sangue della vittima sul, eh, sui, sui suoi pantaloni. C'erano parecchie eh, altre macchie. Tu hai citato prima giustamente quelle che erano veramente di sangue, ma all'inizio la scientifica aveva repertato numerose macchie per l'Aiga anche nei bagni, anche eh, in altre stanze che potevano sembrare sangue però poi successivamente ci si è accorti che non era sangue ad e quindi erano perfettamente inutili un esame più attento esattamente però c'è un però perché eh, mentre ci si concentra esclusivamente sul banacore tralasciando tutte le altre piste che potevano aprire eh, degli scenari interessanti dopo venti giorni circa c'è eh, la prima doccia fredda per gli inquirenti perché il tribunale della libertà decide appunto di eh, che vanacore deve lasciare il, il carcere e giustamente dico io perché allora gli indizi erano c'erano ma erano veramente pochi cioè mancavano le prove comunque e eh, infatti l'avvocato antonio de vita che era un grosso avvocato era stato avvocato della polizia è riuscito dopo 26 giorni di carcere a ottenere appunto la scarcerazione proprio perché il giudice nelle motivazioni dice che nonostante cioè, Vanacore potesse avere il tempo, la possibilità, la modalità di uccidere perché questo era vero non è detto che sia stato lui e infatti è vero, non era provato che fosse stato lui e quindi l'hanno fatto uscire cioè, molte persone hanno anche detto ma come hanno fatto a eh, fargli fare questo carcere preventivo con questi indizi molto... Poco diciamo incisivi, qualcuno sospetta che eh, l'abbiano fatto per farlo cantare. Antonio Del Greco l'ha detto: detto facciamo di provare un po' il carcere che questo canta. No, ecco, potrebbe Anche parlare se lo stesso. Del, gra... del Greco, col senno di del... poi mh, ha ammesso che magari è stato un errore mettere in maniera preventiva Vanacore e... in carcere perché magari se non fosse stato eh, fermato subito eh, con eh, altri eh, tentativi e eh, altri marchigiani avrebbero potuto ricavare sicuramente eh, degli indizi utili Lo dicevi tu, le intercettazioni eh, esatto, le intercettazioni avrebbero potuto intercettarlo eh. di sicuro lui eh, allora, mi preme dire che per la giustizia italiana Vanacore è innocente, questo bisogna sottolinearlo, però è chiaro che mh, il suo atteggiamento non è pienamente lineare nell'arco di, di questa vicenda. Magari ne parleremo tra un pochino Quindi, eh, i giudici eh, rispongono che Vanacore debba abbandonare il carcere perché eh, tra l'altro, sottolineano che è impossibile che eh, non si sia sporcato del sangue della vittima e lui, per tre giorni di seguito, dal 6 all'8, ha avuto sempre gli stessi vestiti. Quindi è impossibile che lui non avesse, non avesse eh, cambiato eh, esatto. i vestiti. Cioè, non avesse i sanguisporchi, i vestiti sporchi. Esatto. E oltretutto quella macchia di sangue. In, eh, si scoprì essere appartenente a, a lui, lui. però esatto. c'era una presenza di coliformi fecali e quindi era sangue emorroidario. Siccome eh. lui soffriva di emorroidi, era sangue suo, ma emorroidario, quindi non si poteva neanche dire che lui ipoteticamente si era tagliato durante il, eh, il delitto e poteva aver perso sangue. Quindi, proprio sbagliato su tutta la linea, poi Mesi dopo, mesi dopo, e questo si, si vede bene nella puntata di Telefono Giallo del 4 dicembre 90, se non sbaglio, se non vado errato, dove viene comunicato che dagli esami fatti al sangue presente, eh, appunto, come dicevi tu, nel lato interno e lato esterno della porta e sul telefono, il sangue dell'assassino è di gruppo A, mentre Vanacore era di gruppo 0. Quindi... Questo Questa, è un altro punto. La seconda doccia fredda. La seconda eh... doccia fredda, perché eh, a quel punto eh, mettere lui sulla scena del crimine è veramente mh, complicato. E quindi, mh, infatti, poi verrà, alla fine nel, nel 91, eh, verrà del 91. Primavera del 91, la sua posizione viene archiviata. Archiviata, viene archiviata, perché comunque non, non c'era nulla contro lui. Però i dubbi, questi dubbi del suo comportamento, della moglie, che poi. Mentre lui sarà in carcere tre giorni dopo, eh, quindi mh, il 10, tirerà fuori e eh, inizia lui in realtà. Lui comincia a dire agli inquirenti che la moglie gli avrebbe detto che quando, o quando lui era in ferramenta, o quando è andato a fare fisioterapia, perché a un certo momento lui all'inizio, dalle tre e mezzo, versino alle quattro e mezzo, è andato a fare fisioterapia perché aveva problemi di schiena, e questo è, è, è stato controllato e riscontrato. È la moglie dice che lui racconta che la moglie gli ha detto che avrebbe visto un, un uomo uscire dalla, eh, dalla scala B e l'ha visto per un attimo, di spalle, di schiena, un uomo biondo con un cappellino che aveva in mano come qualcosa. Poi questa cambierà versione nel tempo eh, e che gli ricordava Forza, il geometra Forza. Eh, e quindi, e però era, era all'estero in quel periodo. Sì, dopo verrà, ver verrà appurato che era all'estero, era in Turchia in vacanza. Per fortuna sua, infatti, Antonio Del Greco lo dice sempre: meno male perché se non fosse stato in vacanza e non avesse avuto un alibi solido, rischiava veramente grosso. Eh. E, e dopo che viene chiamata, appunto, la De Luca. La De Luca conferma: sì, è vero, e le chiedono giustamente: ma perché non l'ha detto subito? Eh, perché nei primi interrogatori non ha detto che ha visto questa persona che usciva eh, dal, eh, proprio dalla scala B, tra l'altro, dove era avvenuto l'omicidio. Eh, lei si giustifica dicendo che non voleva mettere nei guai un innocente eh, come facesse lei a sapere che questa persona era innocente? Non si sa però dopo tre giorni quando il marito è in carcere questo, questo scrupolo non se lo fa più e tira fuori questa storia e fuori infatti all'epoca non venne creduta ma ah, sì, eh, diciamo che anche l'atteggiamento del, della moglie non è stato proprio limpido, precisissimo eh. limpido e preciso allora, eh, la posizione di Vanacore viene archiviato nella primavera del 91, però vedremo che la magistratura insisterà sempre sulla sua figura, come se cercasse in ogni modo di collocarlo all'interno di questa storia, perché quando le indagini ripartiranno con prepotenza nel 92, Vanacore verrà nuovamente una volta. indagato. Questa volta... Eh, come favoreggiatore no, esatto, non come autore ma come favoreggiatore e pulitore questo magari lo vedremo mh, in una prossima puntata quando anal analizzeremo la figura del secondo grande indagato eh, del delitto di, di Via Poma Federico Valle, sì. Federico completamente Valle. prosciolto completamente prosciolto perché innocente eh, tant'è come Vanacore anche lui non verrà mai rinviato a, a giudizio fortunatamente quindi archiviata anche il 92 eh, Vanacore torna in scena nel 2009 perché per i nuovi inquirenti la sera del 7 agosto magari questo poi lo, 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 per adesso lo accenniamo lo rivedremo poi successivamente in maniera più eh, dettagliata eh, la sera del 7 agosto eh, Vanacore secondo gli inquirenti sarà, eh, troverà il cadavere, ma non telefonerà alla polizia, quindi non avvertirà le forze dell'ordine, ma cercherà di mettersi in contatto con il presidente eh, dell'AIAG. Però la sua posizione anche questa volta verrà archiviata. Solo sì, perché... Rimarranno delle citazioni in sentenza, sono rimaste nelle sentenze anche in Cassazione, vengono definiti punti oscuri della vicenda, appunto eh, la famosa gendina rossa eh, che appartenevano a core e forse ritrovata eh, all'IAG all le vanno. famose chiavi con il nastrino giallo che potrebbero essere però anche qui è molto incerto potevano essere quelle appese dietro la porta da eh, eh, dell'IAG quindi che lui non avrebbe dovuto avere eh, invece la Giuseppa De Luca le aveva in mano anche poi tutto il comportamento appunto sospetto quindi dell'alibi del, sia suo, poi il comportamento sospetto della moglie, la Giuseppa De Luca, e quindi diciamo eh, rimarranno dei punti oscuri nella vicenda. Ecco, e verrà scritto in sentenza, però non provati, eh, su cui purtroppo non si è mai fatta luce. Ecco, poi Pietrino Vanacore avrebbe dovuto venire come testimone esatto, esatto. al processo. Cosa Bush, succede? Cosa succede, Alan? Si succederà eh, nel 2010. Eh, il giorno prima del, dell'udienza, quando doveva essere chiamato, eh, qualcuno ipotizzò un omicidio, eccetera. Ma in realtà le indagini dimostrarono che si era suicidato, lasciò un cartello sull'auto con scritto vent'anni di sospetti e maldicenze, eh, ti lasciano degli strascichi. Molto probabilmente si è tolto la vita per, eh, perché non sopportava più il peso anche mediatico. Eh, di, questo, di questa vicenda visto che era stata appena riaperta eh. esattamente eh, quando prima dicevamo che la sua figura attraversa tutta la vicenda eh, è proprio vero perché eh, lui sarà sempre presente e proprio in ogni filone ogni volta lo tirano in mezzo in qualche modo ma proprio per il comportamento che comunque non è rimasto mai spiegato, questi suoi comportamenti strani, questi indizi, agendina, chiavi, la moglie che nasconde, cioè ci sono dei comportamenti effettivamente, e poi le telefonate a Tarano, ecco le famose telefonate a Tarano eh, che ricevette il fattore Mario Macinati di eh, Francesco Caraccio di Sarno, che secondo l'area Callone e Roberto Cavallone avrebbe fatto vanacore quando ha scoperto il corpo. Eh, e anche successivamente, eh, due volte alle 20:20:30, alle 11:30 11 più o meno, per avvertire Caracciolo, insomma, eh, di quanto avvenuto. Ecco, anche lì queste telefonate sono emerse per la prima volta nel 2007. Perché quasi, Mario quasi macinati... anni dopo. Quasi sì, anni sì, anni eh, dopo. 17 anni dopo. Mario Macinati eh, era andato a dirlo all'altro fattore della, di Tarano perché c'era un altro fattore, le aveva detto che aveva ricevuto due telefonate strane il giorno 7, a quegli orari strani comunque alle 8 di sera, alle 11 di sera e eh, che questa persona non si era presentata, l'aveva ricevuta la moglie comunque, la moglie, lui gli aveva raccontato la moglie e questa persona cercava. Caracciolo, cerca l'avvocato, Caracciolo, la seconda volta addirittura con urgenza, è urgente, con insistenza, insistenza, con insistenza è urgente. solo che lui, questa persona forse non sapeva che lui abitava, era sì il fattore, ma abitava a 15 chilometri da, eh, dalla la, la casa del fattore di Fra Francesco Graccio di Sarno, che era Tarano, in effetti lui abitava a Stimiliano, Ecco quindi doveva farsi 15 km ad andare, una strada tutta tortuosa. e 15 a, certo. a tornare per avvertire, o tra l'altro senza sapere il nome, perché questa persona non ha lasciato il noeto, chiamo dagli ostelli, ha, ha lasciato una, una, un recapito, sì, vago, poi, no? poi si dirà sempre il termine che chiaro. lui sono, sono, degli, sono degli ostelli, chiamo dagli ostelli, dagli ostelli. A differenziare un po' chi era colui che appunto telefonava, però, come dicevi tu, queste telefonate scoperte, queste, queste verità di queste telefonate scoperte quasi vent'anni dopo, appunto, tramite le intercettazioni. E, e dicevamo prima che se il portiere magari non fosse stato fermato subito, ma eh, se si fosse messo su un sistema di intercettazioni magari sarebbe uscita non dico la verità ma eh, qualcosa di più qualcosa di più si sarebbe potuto è molto probabile che molte persone sapessero e se loro appunto avessero intercettato anche intercettazioni ambientali o eh, telefoniche magari eh, hanno, loro hanno preferito fare una tecnica diciamo più dura no? hanno detto facciamoli provare il carcere questo canta perché qualcosa secondo me sa ecco loro l'hanno trovato anche ha sempre detto del greco di solito i portieri parlano tanto sanno tante cose no e invece questo portiere era strano era reticente non, non diceva Era quasi una, una stringe. era eh, infatti anche non dire cosa aveva ah, fatto a suo favore è strano no cioè mh, eh, che poi l'avvocato disse io trovo assurdo che si accusa vanacore di eh, di non avere l'alibi perché si è dimenticato di dire delle cose che andavano a suo favore è vero, però è strano non dirlo. Anche non dirlo, cioè, va bene la confusione del momento, però quello che hai fatto poche ore prima, cioè, difficile non ricordarsi tutto, poi devi essere sempre smentito da qualcun altro per poi confermare. Oltretutto, poi Vanacore eh, aveva fatto anche quella famosa. Eh, perché gli hanno fatto il trappolone eh, che mi stavo dimenticando di dirlo, Vanacore eh, dice di essere entrato con i poliziotti all'IAG, eh, che lui ha fatto anche uno, uno biondo, ha descritto anche due o tre poliziotti che dice che l'hanno visto e l'hanno fatto entrare e l'hanno accompagnato, uno era davanti, uno dietro, l'hanno accompagnato come alla stanza del delitto e lui ha visto il corpo dalla porta, no? Quindi. È veramente strano perché questi poliziotti poi smentiscono. Smentiscono, questo dopo è emerso dagli atti che gli inquirenti cosa hanno fatto? Hanno cercato appunto di, siccome sospettavano di lui, di farlo cadere in contraddizione e di fargli una bella trappola. Si sono inventati che c'erano le sue impronte all'AIA, cosa che non era vera, e gli hanno detto come le giustifichi. E lui ha detto questa cosa, io sono entrato con i poliziotti, mi hanno accompagnato, eccetera, eccetera. E quindi i, i poliziotti negano di averlo fatto quindi entrare. Quindi anche certo. questo è un aspetto sospetto no, del personaggio. Poi eh, qualcuno ha ipotizzato, eh, ma quella sera è entrato di, di tutto. È vero, sono entrati giornalisti, sono entrati... Eh, la congelamento della scena, proprio non sapevano nemmeno distante, cosa fosse all'epoca. Eh, di tutti i barellieri, non, non si sa nemmeno se ha messo i guanti. C'è addirittura una foto di un poliziotto in posa: cioè ha fatto entrare un giornalista e si è messo in posa, così che toccava un mobile. Una volta dicevano che era normale, purtroppo e si usava anche così. però ovviamente eh, il fatto quindi non sarebbe strano che Vanna si sia infilato dentro. Anche lui a oscuro usare il problema. È che lui dice che questi poliziotti l'hanno. L'hanno accompagnato eh, Paolo Loria, l'avvocato di Busco, diceva: Ma è mai possibile che eh, dei poliziotti chiedano a uno: Ma lei chi è il portiere? Bene, venga, lo fanno entrare. Ed è come se gli facessero fare un tour guidato, del, eh, lo portano a vedere il cadavere no? eh, e poi negano. Quindi anche questo è un, eh, è un fatto strano. Ecco. Poi magari uno può pensare, eh, Vanacore pre preso alle strette nel panico, direi io cosa dico, C hanno le mie impronte, eh, ha sparato la prima cosa che gli è venuta in mente, forse eh, per difendersi oppure qualcuno può pensare invece che lui, sapendo di essere entrato, dice "Cavolo, adesso mi hanno fregato, hanno trovato le mie impronte, io come le giustifico?" e anche qui ha, ha detto e si è inventata la storia dei poliziotti che l'hanno sì, accompagnato. Sì, questa storia, ovviamente lo stava in... Non stava in piedi, ecco, quindi anche questo è un altro, un altro motivo per cui che lo rendeva sospetto. Poi, ovviamente, di provato non c'è nulla, eh, è sempre stato tirato in mezzo, anche lui, eh. però, è anche vero, Alan, perdonami se ti interrompo, che mh, dei punti oscuri mh, nella sua versione, dei fatti, ci sono uno: lo, lo hai accennato: prima tu, eh, questa figura di questa persona che viene visto dalla moglie. Eh, uscire dalla palazzina intorno alle 18 con il cappellino con la visiera, eh, con lo spolverino verde e, e poi l'ostinazione di entrambi nel continuare a dire di non aver mai visto Simonetta quando per bello. entrare e recarsi negli uffici dell'AIAC, quindi nella scala B, bisognava necessariamente passare davanti la portineria. Quindi Vanacore. Sì, questo poi è stato smentito in un'intervista successiva. Lui, comunque, l'ha ammesso a un giornalista: ha detto che l'aveva vista due o tre volte. E eh, perché è ovvio che sia. Tanto è vero che eh, la madre, eh, Anna Di Giambattista, aveva sempre detto che Simonetto una volta gli eh, aveva confidato perché era già andata una volta da sola a lavorare lei. E la madre giustamente gli fa, ma non hai paura? le fa, ma non hai paura a stare in quel grande palazzo tutta sola? E lei dice, ma no mamma, ci sono i portieri. E quindi i portieri lei li ha visti, li salutava quando li vedeva, quindi era veramente assurdo. E Vanacore Corea un giornalista, se non erro poi ammetterà di averla vista due o tre volte. Ecco, questo non vuol dire che avessero chissà quali rapporti, però dire proprio, non l'ho mai vista, eh, questa è una caratteristica poi di tutti questi personaggi della vicenda, purtroppo, che Simonetta diventa un fantasma, eh, addirittura Caraccio di Sarno, processo di Rardi che non sapeva nemmeno se fosse donna o uomo, era una persona salvo poi a una giornalista eh, Raffaella Fanelli che è andata col microfono nascosto a Tarano, eh, confidare che in realtà sapeva chi era perché ovviamente l'aveva scelta anche lui, era il capo eh, e quindi c'è stato un fuggi-fuggi generale di tutti i colleghi eh, a chi non l'aveva mai vista, cioè proprio no, eh, Giuse Faustini che aveva i rientri, ad esempio, una collega eh, al martedì a processo. Paolo Loria le chiede: Ma lei non l'ha mai vista, eh, questa povera Simonetta? Eh, aveva i rientri il martedì. Lei lavorava martedì e giovedì, e a un certo punto dice: Sì, forse l'ho vista una volta di spalle. Sembrava un fantasma, cioè, a parte Meniconci, sì. che non poteva negare perché era stato il suo tutor. Per gli altri era come i Berentini che avava sentido, diceva... rientriamo sempre nel, nel campo delle, delle omissioni, delle reticenze. Che non dico possono essere giustificabili, perché magari cerchi di difendere eh, il tuo posto di lavoro, hai paura di perdere il tuo lavoro, perché chiaramente un omicidio all'interno di un ufficio non capita tutti i giorni. Però parliamo sempre di una persona, di una ragazza di 20 anni che ha perso eh, la vita ed è come se fosse un, un, un fantasma. fantasma. Questo è veramente... Mh, Purtroppo, accade spesso eh, in questi casi che a volte le, le persone, anche in buona fede, cioè magari non sanno niente. Qui è difficile discernere le due cose, no? Cioè, questi negano, non parlano perché sanno qualcosa oppure perché hanno paura di essere coinvolti perché lo vediamo spesso in tanti casi in generale che molte persone sanno però non vogliono parlare se no c'è il rischio di essere coinvolti c'è il rischio di essere e da un lato si può anche capire non è, è, contro il senso civico perché comunque è una ragazza morta però ad esempio anche un fatto interessante è il ragazzo delle 16 e 10 il famoso ragazzo che ha visto il, mare, il colonnello danese eh, perché c'è stato un fatto particolare quel giorno, eh, è arrivato un ragazzo che ha parcheggiato la macchina dietro i cassonetti in doppia fila con fare un po' balordo il colonnello danese che aspettava il suo autista fuori da via Poma 4. Questo ragazzo gli avrebbe chiesto dove erano gli ostelli, lui gli ha indicato la palazzina. Questo ragazzo entra in Via Poma 4, raggiunge poi via Poma 2, entra nella palazzina B e lui lo vede salito, dicono che è salito, ecco, e rimane una dieci, una decina di minuti per poi riuscire e andarsene. E questa cosa viene fuori praticamente, i poliziotti ovviamente, gli inquirenti avevano la testimonianza danese, hanno fatto, avevano fatto di tutti i modi per cercare di trovare questo ragazzo, eh, in base alla descrizione della macchina che era, se non sbaglio, una Citroën, quindi erano andati. Una Peugeot eh, familiare una, credo, credo una Peugeot, una credo Peugeot dire, è una, una Peugeot, Peugeot familiare eh, grigia. Poi anche lì non si è ben capito se a volte dicendo non metallizzata. È, eh, sono andati in Francia, dirà Nicola Cavaliera telefono giallo. Addirittura a fare un, una verifica per vedere tutte le persone che in Italia avevano acquistato un modello di quel tipo però non erano riusciti a cavare un ragno dal buco, era stato stilato un identikit di questa persona, che è quello famoso presente con gli occhiali, che è stato rivelato per la prima volta al pubblico a telefono giallo il 4 dicembre appunto del 90. E, e Nicola Cavaliere e anche Corrado Augias giustamente esortarono questo ragazzo a farsi sentire, perché alla fine, dicono, al massimo è il fastidio di... Eh, due, devi ripetere le stesse cose due o tre volte, ma comunque non può essere stato tu ucciderla perché l'orario non torna. Aveva poco tempo, poi l'ha visto riuscire, era sporco di sangue. però sarebbe stato importante ascoltarlo perché lui poteva dire cosa ha fatto. Ha suonato, ha risposto qualcuno. Simonetta era sola, era tranquilla. Eh, cosa stava facendo? Ah, e... avrebbe, dato, avrebbe potuto dare delle, delle informazioni importanti, in importanti. Va detto che poi il giorno dopo. Telefona un individuo misterioso a eh? Emilio Radice, che era un giornalista della Repubblica, se non sbaglio, e eh, dice di essere l'uomo eh, indicato da, a, a telefono ecco, giallo, è, dice che era lui, okay. che è la macchina era sua, che aveva fretta perché ha parcheggiato in seconda fila, in doppia fila, davanti ai cassonetti, che voleva fare le tessere degli ostelli, dice di essere entrato e di non aver, eh, di aver visto una. Che lui identifica come la portiera che faceva la maglia, ma di non aver raggiunto Simonetta e di non averci parlato né niente. Anche qui è strano perché è 10 minuti. però questo personaggio che qualcuno definisce mitomane, eccetera, ha detto però due particolari molto importanti, che non sono, non sono da poco. Perché nel filmato di Telefono Giallo, da cui un qualsiasi mitomane poteva prendere ispirazione per chiamare ci sono delle differenze dalla realtà che ha testimoniato Danese, perché il ragazzo nel filmato si ferma davanti a via Poma 2, all'ingresso di via Poma 2, il cancello, il, maresale, il colonnello danese è davanti a via Poma 2, gli dà indicazioni lì, lui entra e inoltre appunto parcheggia un po' prima di via Poma 2, ecco. Nella realtà dei fatti ha verbale danese, che poi è stato sentito al telefono quel giorno perché Radice andrà giustamente dalla polizia a, a verbalizzare questo fatto di questa persona che ha chiamato e chiam loro chiameranno Danese al telefono per avere conferme. Cosa succede? Che in realtà l'uomo che ha chiamato e il ragazzo che ha visto Danese eh, è entrato a qua via Poma 4 che era l'altro cancello dalla parte opposta, quindi è entrato a via Poma 4 perché Danese era, via era nel cancello di Poma 4 ad aspettare il suo autista. E ha parcheggiato non dove ha fatto vedere nel filmato di ricostruzione a Telefono, telefono Giallo, andale. ma ha parcheggiato davanti ai cassonetti, quindi ha una via di mezzo tra il cancello via Poma 2 e via Poma 4. Quindi ha detto due particolari interessanti che un mitomane non poteva sapere. Cioè, soltanto Quindi, chi probabilmente realizza. era lui. Dopo, è vero che ha aggiunto che avrebbe visto una che era identificata come la portiera che faceva la maglia, che gli ha detto che gli ostelli erano chiusi al pomeriggio, e la De Luca non ha mai detto questa cosa. Tuttavia è strano. Tuttavia, questi due particolari comunque non, non erano stati resi noti. Ecco, dopo ha descritto anche i vestiti comunque di, eh, di danese, ha descritto anche i vestiti suoi, però quelli si vedevano anche nel filmato Onor del Vero, eh, i jeans, che danese fosse in blu. Eh, quindi questo poteva essere anche frutto eh, di, di un mitomane. Ma quei due particolari, giustamente... Eh, fanno pensare che potesse essere l'individuo. Probabilmente che... era lui la, vera, eh, la persona che eh, aveva paura a... Appalesarsi per non essersi coinvolto, aveva paura di essere coinvolto ecco nella faccenda, però avrebbe potuto fornire delle informazioni importanti. Alan, tornando a Pietrino Vanacore, abbiamo detto che la sua posizione verrà sempre archiviata per la giustizia italiana: è giusto sottolineare questa cosa. È innocente. innocente. Lui, eh, poco fa, abbiamo visto che decide di togliersi la vita. Tu che idea, idea ti sei fatto di questa cosa? Eh, perché al solito ci sono sempre dietro complottismi eh, che lui si sia suicidato non tanto per la pressione mediatica che l'attendeva, ma un protorno di giornalisti il suo ritorno a Roma, diciamo lui si era tra trasferito da diverso tempo, a Monacizzo, a, sì, a Monacizzo, al suo sì, paese in provincia in di Taranto, esatto. Eh, C'è chi dice che non fosse tanto per la pressione, ma perché eh, appunto, quindi che non si fosse suicidato, ma che insomma era stato spinto ad uccidersi, come se dietro ci fosse qualcuno, un regista occulto, ad esempio, che sì, il, non volesse eh, che testimoniasse. Il appunto, famoso criminologo Francesco Bruno aveva questa opinione, secondo lui era stato indotto. Era stato indotto a, a uccidersi da quella che lui definiva più o meno la Spectre di Via Poma, cioè questo grande eh, comitato di personaggi che eh, volevano nascondere la verità e siccome lui era uno dei custodi della verità e forse non avrebbe retto a un altro processo, anche se lui poteva avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto testimone. Mh, poteva magari parlare e dire qualcosa di promettente e quindi l'avrebbero ucciso. Insomma, non volevano rischiare che lui ecco, però, potesse andare al processo. È un po' poco credibile, anche perché è vero che si è suicidato con modalità strane, perché lui si è legato ad un albero, ha legato... Se in acque poco profonde, in acqua, in acqua molto... poco profonda, ed è stato trovato eh, lì che galleggiava, poveretto, in 30 centimetri d'acqua. Però va detto che purtroppo eh, i criminologi lo sanno. Quando una persona ha una volontà uh, suicidaria molto forte, c'è gente che si soffoca addirittura dentro un sacchetto di plastica o nella fodera del cuscino del letto. Quindi, anche in 30 cm d'acqua, se uno vuole uccidersi, lo può fare. Eh, eh, purtroppo, quando uno ha la determinazione, ha questi problemi psicologici o psichiatrici che lo portano a decidere di togliersi la vita, la determinazione fa fare delle, delle cose assurde che veramente eh, hanno dell'incredibile cioè, un suicida determinato può anche suicidarsi in tre... anche nella vasca da bagno accade purtroppo, purtroppo. possibilmente è andata così perché c'è da dire che la vita di questa persona è stata letteralmente segnata e... oppure c'è un'altra ipotesi, un ipotesi ecco, che anche lui si sia suicidato eh, per il rimorso di non aver detto o di non poter dire certe cose, cioè, ormai dopo 17 anni, dopo 20 anni, eh, qualcuno pensa eh, che possa essere stato il rimorso di non aver parlato all'epoca, che lui sapesse qualcosa perché, in fondo, negli inquirenti sono stati di sempre difficile. convinti di questo, che eh, lui, cioè lui fosse a conoscenza qualcosa, di qualcosa e, no. e quindi magari lui si fosse suicidato per. Eh, perché per il rimorso di dire eh, Ho contribuito con il mio silenzio alla non risoluzione di questa vicenda. E adesso, poi, a processo, secondo qualcuno, cioè come poi la giustizia accerterà, stanno, vogliono incriminare un innocente. Se io non parlo, contribuisco a far condannare un innocente. E quindi questa cosa potrebbe essere un peso, anche no? per la coscienza di una persona che magari non può parlare, non, non, non può parlare per non. Compromettere se stesso, anche se ormai il favoreggiamento era in prescrizione. Quindi, eh, quindi c'è qualcuno che ha anche questa ipotesi. Quindi, le più probabili sono queste due: francamente, la, la morte, l'uccisione da parte di qualcuno o l'induzione. Eh, francamente, le, le escluderei. O si è suicidato appunto per la pressione mediatica, perché comunque giornalisti, perquisizione, va subito una perquisizione anche per cercare la famosa agendina Lia Monacizo, 17 anni dopo. Che poi naturalmente non ha trovato nulla, eh, è stato intercettato e tutto. Quindi era sempre lui attenzionato. Eh, quindi per non essere ancora ripreso dal bailam mediatico, questo tritacarne che lo sbatteva sempre in prima pagina, oppure magari perché aveva qualche rimorso. Per qualcosa di non detto, ecco, che eh, invece avrebbe potuto portare a un destino diverso di tutti questi processi che alla fine non sono mai arrivati a niente. Purtroppo... E magari a rendere giustizia alla, alla povera, povera Simonetta. Simonetta. Bene, per questa sera ci fermiamo eh, qui. Noi torneremo lunedì prossimo. Ringrazio eh, Alan Botter. Eh, Grazie vi ricordo... a voi. Questa puntata la potrete eh, eh, riascoltare anche su oh, www in podcast su www.flexradio.it e sul eh, canale YouTube Mark and Friends Channel. Venite a trovarci, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i nostri approfondimenti. Grazie a tutti, e buona serata. Alla prossima, buonasera a tutti.